Le vie del centro storico di Cesena hanno ospitato anche quest'anno il tradizionale presepe vivente delle scuole della Fondazione del Sacro Cuore. Tra cori, letture ed esibizioni, bambini e ragazzi di tutte le età, vestiti da soldati e pastorelli, sono partiti dalla Piazza del Duomo per raggiungere la loggia di Palazzo del Ridotto e infine Piazza del Popolo. Dare vita al presepe vivente è per tutta la città un'occasione di immedesimarsi nel significato profondo del Natale cristiano. Questo è il proposito della Fondazione. Il presepe vivente della tradizione del Sacro Cuore arriva quest'anno alla sua 16ª edizione. Abbiamo cominciato nel 2003. Ogni anno si è arricchito di scene, di momenti, soprattutto l'arricchimento ultimo e più grande è quello che si vedrà in Piazza del Popolo, dove è allestito l'intero villaggio di Betlemme con le chiesette ispirate ai 12 mesi dell'anno secondo l'antica tradizione del presepe che noi vogliamo riprendere. Il presepe vivente nasce dal desiderio di innanzitutto immedesimare i nostri bambini e i nostri ragazzi nel grande mistero del Natale, ma anche di portare un annuncio a tutta la città che sia palpabile e visibile. Importante la collaborazione dei genitori, a cui va il merito di aver allestito l'intero villaggio che da Piazza Giovanni Paolo II arriva alla Fontana Masini. È la festa proprio della famiglia, quindi dei genitori e dei bimbi, i genitori che collaborano con la scuola e con i loro bimbi per la realizzazione di questo grandissimo evento che è arrivato alla 16ª edizione.